colpito mio figlio, perché il primo video pubblicato è stato quello di mio figlio. Poi non capisco il motivo per il quale, e qui possono essere interpretati in vari modi, ci può essere un'interpretazione da parte mia o da parte di chi l'ha letta questa vicenda in una maniera piuttosto strumentale, perché è uscito prima il video di mio figlio e poi hanno deciso di pubblicare il giorno successivo il mio video. Però può essere anche che li abbiano ricevuti in due momenti diversi. E quindi si è riunita la maggioranza e ha stigmatizzato l'atteggiamento del figlio del Presidente del Consiglio comunale. Ho pensato seriamente alle dimissioni e quando le ho preannunciate l'effetto che hanno prodotto non è stato dei migliori, perché poi c'è stata una gara al rialzo. Adesso dimettiti da consigliere comunale, ma tu in questo momento ritieni opportuno ancora proseguire nella tua attività professionale? Non sei degno di indossare quella divisa, Iaccarino. Dimettiti dai vigili del fuoco, dimettiti da padre addirittura. Poi c'è stata una riflessione da parte mia e mi sono detto: se questo non basta, a questo punto, visto che non mi sento in colpa per tutto quello che è accaduto, anche perché oggi si rimarca ciò che nella vita privata è stato fatto, ma non si rimarca ciò che io nello svolgimento delle mie funzioni ho fatto nell'arco dei 18 mesi. Esplodere colpi con una pistola a salve non ha mai fatto del male a nessuno. Ricordo a tutti che anche nelle scene dei film vengono adoperate le pistole a salve. E ribadisco, gli insulti sui social, sul mio profilo Facebook, sono stati talmente tanto dannosi, ma non solo per me, ma soprattutto per i miei figli, che ad un certo punto non ho più sopportato, oltre le minacce di morte al sottoscritto, sparisci da Foggia, attenzione, prima o poi ti ritroveremo per strada, non ho sopportato le minacce di morte rivolte a mio figlio, che ho qui depositate sul mio telefonino, e che comunque gli avvocati faranno il loro percorso. Riuscita la figura del padre,